Ciao ragazzi, ciao a tutti, vi faccio vedere una bellissima cosa. Guardate quanto è carino! Orso cantastorie, costa 39,99. Allora, premete qui. Io adesso, vabbè, ci devo mettere prima le pile dentro e inizia a parlare, a dire la storia. Vedete che c'è pure il librettino. Dice queste frasi qua. Ve lo dice pure sotto, parla, canta e si muove a suon di musica. E adesso lo apriamo. E altro 43 centimetri. Allora, molto carino da regalare ai bambini. Però, siccome qui alla fine, soprattutto qua sotto è un po' duro, soprattutto se toccate qua, i bambini si potrebbero far male, quindi sarebbe meglio sempre la presenza di un adulto, ve lo consiglio, però è veramente molto carino. Mi fa tanta tenerezza, è troppo bellino. Sembra, ve lo ricordate il cartone Papà Castoro? Questo è l'orso, invece quello è il castoro con gli occhiali che diceva le storie ai bambini. Io lo vedevo almeno le poche volte che sono riuscita a beccarlo ed era veramente carino. Questo è il foglietto che diciamo non vi spiega niente, però allora le pile già sono dentro. Si toglie questo, si accende, perché non si accende? Era la notte prima di Natale e tutta la casa era in silenzio, nulla si muoveva, neppure un topino. Le calze, appese in bell'ordine al camino, aspettavano che Babbo Natale arrivasse. I bambini rannicchiati al calduccio nei loro lettini sognavano dolcetti e zuccherini. La mamma nel suo scialle ed io con il berretto stavamo per andare a dormire quando dal giardino di fronte alla casa giunse un rumore. Corsi alla finestra per vedere cosa fosse successo. Spalancai le imposte e alzai il saliscendi. La luna sul manto di neve appena caduta illuminava a giorno ogni cosa e io vidi con mia grande sorpresa una stetta in miniatura trainata da 8 minuscole renne e guidata da un piccolo vecchio conducente arzillo e vivace. Capii subito che doveva essere Babbo Natale. Le renne erano più veloci delle aquile e lui le incitava chiamandole per nome. Dai, scelta! Dai, ballerino! Dai, rampante e bizzoso! Su, cometa! Su, cupido! Su, tuono e tempesta! Su, in cima al portico e su per la parete! Dai, presto, muovetevi! Ho, ho, ho! Leggere come foglie portate da un mulinello di vento, le renne volarono sul tetto della casa, trainando la slitta piena di giocattoli. Udì lo scalpiccio degli zoccoli sul tetto. Non feci in tempo a voltarmi che Babbo Natale venne giù dal camino con un tonfo. Era tutto vestito di pelliccia da capo a piedi, tutto sporco di cenere e puliggine, con un gran sacco sulle spalle pieno di giocattoli. Sembrava un venditore ambulante sul punto di mostrare la sua mercanzia. I suoi occhi come brillavano, le sue fossette che allegria, le guance rubiconde, il naso a ciliegia, la bocca piccola e buffa arcuata in un sorriso, la barba bianca come la neve. Aveva in bocca una pipa e il fumo circondava la sua testa come una ghirlanda. Il viso era largo e la pancia rotonda sobbalzava come una ciotola di gelatina quando rideva. Era papputo e grassottello, metteva allegria e senza volerlo io scoppiai in una risata. Mi fece un cenno col capo a buccare e la mia paura spaventò.
Vedete quanto è carino? Sì, sentite un po' il rumore di quando si muove, eccetera. Però è troppo carino. Vi è piaciuto, signori? Vi ha raccontato pure una storia intera. Quanto è carino! Quanto mi piacciono queste cose. Ciao a tutti e alla prossima, una bella cosa per Natale per i bambini.